Mens sana, in corpore sano, o almeno così dovrebbe essere. Le denunce delle ex farfalle della ginnastica ritmica italiana, che hanno raccontato i severi metodi di insegnamento delle istruttrici, hanno scosso il mondo della ginnastica e dello sport in generale. Noi di Pop Economy ne abbiamo parlato con Mauro Berruto, ex commissario tecnico della nazionale italiana di pallavolo maschile. È ovvio che c'è un livello di interazione fra allenatore e atleta molto forte in qualunque disciplina sportiva, questo non c'è dubbio. Poi è chiaro che ci sono sport che hanno caratteristiche che più indirizzano verso un certo rigore, chiamiamolo così, anche del modo in cui tu appunto ti nutri, come è successo nel caso della ginnastica. Il confine da non superare è sempre quello del rispetto della personalità e del fatto di ricordare sempre che quei ragazzi e quelle ragazze, prima di essere atleti, sono appunto ragazzi e ragazze. Esiste una battaglia culturale che va portata avanti con fermezza, quella contro l'iperspecializzazione precoce. Una cosa che aggiungo è che è proprio una mia battaglia personale, anche quando facevo il commissario tecnico nazionale di pallavolo e mi occupavo di settore giovanile, di una disciplina ovviamente, del rischio della iperspecializzazione precoce. Quando tu abbassi sempre di più l'età con cui un ragazzo o una ragazza si avvicina a un'unica disciplina, aumenti dei rischi di quell'innesco di, chiamiamola, dipendenza, no? Rispetto al ruolo del tuo allenatore o della tua allenatrice, e aumenti anche il rischio a medio termine dell'abbandono sportivo. La figura dell'allenatore è centrale nell'educazione e nella crescita di un giovane atleta. Quelle testimonianze, che ovviamente vanno ascoltate con grande attenzione, insomma la Federazione Ginnastica ha aperto un'inchiesta, ci richiamano a una cosa di enorme importanza, cioè la responsabilità gigantesca che un allenatore o un'allenatrice ha nei confronti soprattutto di ragazzi in età adolescenziale, ragazzi e ragazze, dove la parola, l'opinione del tuo allenatore molto spesso conta di più di quella dei tuoi genitori o di conta di più di quella del tuo insegnante. È normale, non è male che sia questo, però questa cosa richiama a un'enorme responsabilità, perché una parola sbagliata può avere poi un effetto enorme, no? Nello sviluppo anche della personalità. All'allenatore viene richiesto di essere un tecnico, cioè di saper insegnare bene come si calcia un rigore o come si fa un canestro, ma non dobbiamo dimenticare che invece c'è una responsabilità molto più grande che ricopre quel ruolo enormemente importante, chiamiamolo, di educatore. Con la pandemia il paradigma dello sport è cambiato, si è passati a nuove forme di concezione dell'attività sportiva. C'è un modello sportivo precedente dove, diciamo, c'era una prevalenza soprattutto a livello giovanile di avviamento a una pratica sportiva molto spesso monodisciplinare, mentre in tante altre culture sportive l'approccio è, diciamo, multidisciplinare. Spesso quel lavoro lo fa la scuola, nel nostro paese non riesce tanto a farlo. Questo ovviamente poi pone di fronte al tema, no? Di quanto talento o semplicemente di quanta voglia, quanta passione quel ragazzo abbia per provare a raggiungere i suoi obiettivi. Oggi c'è una concezione diversa della fruizione sportiva che non passa solo attraverso la proposta strutturata, chiamiamola così, delle società, ma che incomincia ad essere molto importante rispetto all'attività fisica fatta in forma autonoma, usando anche molto spesso degli spazi che non sono quelli tradizionali, ma anche magari il paesaggio urbano, no? I parchi, i laghi. E se esiste un problema di genere nello sport, questo riguarda il mondo delle federazioni. Il dato è impietoso. Non leggo a un tema di genere questa cosa, anche perché per esempio in quest'ultima vicenda di cui si è parlato tanto e si parla ancora tanto, l'innesco è fra allenatrici donne e ragazze, non c'è un tema di genere in quel senso. C'è un tema invece innegabile di una necessità di rivedere un modello sportivo per ciò che riguarda la parità di genere nell'accesso allo sport. È ancor più forte il tema di garantire una parità di genere nella governance dello sport. Lì sì che c'è una differenza gigantesca. Io
Cito spesso il tragico dato delle oltre 40 federazioni riconosciute dal CONI, di cui soltanto una ha una presidentessa donna. Ma lì c'è da mettere a posto qualcosa, evidentemente, che poi si riflette, ripeto, in possibilità di accesso e in possibilità anche di mettere le atlete, le ragazze, nelle condizioni migliori per diventare, se possono e se hanno il talento, anche campionesse olimpiche. Siamo felicissimi che succeda, ma ovviamente in assoluto di poter continuare a praticare la propria disciplina sportiva anche se campionesse olimpiche non diventeranno mai. L'agonismo e la cultura del movimento possono coesistere, una non esclude l'altra. Non demonizzo, diciamo, l'aspetto agonistico dello sport, nasce con lo sport stesso. Se pensiamo, per dire, all'antica Grecia, che spesso è un modello che viene citato, ecco, ai giochi di Olimpia contava solo chi arrivava primo, neanche il secondo non contava nulla. Quindi non voglio demonizzare quell'aspetto lì dal quale provengo e che credo che rappresenti, quando è vissuto bene, un grande stimolo, no? È un grande, anche una grande capacità di essere di insegnamento. In parallelo io da sempre rivendico che esiste lo sport ed esiste un'altra cosa importantissima che io chiamo cultura del movimento. Prescinde dal talento, dal risultato agonistico, dovrebbe prescindere anche dall'età, dal genere, dalla condizione economica. Noi arriviamo da un modello di sport dove può fare sport tendenzialmente chi se lo può permettere, e questo non è più immaginabile, no? Lo sport deve essere un diritto e deve essere un diritto costituzionalmente tutelato. Noi stiamo lavorando proprio su questo, per introdurre finalmente la parola sport nella nostra Costituzione. Ma se tutto questo è vero, allora esiste una dimensione di sport, che è quella della cultura del movimento, che ha un impatto invece che non si misura in medaglie, ma si misura in benessere, in qualità della vita. Ma cosa ne pensano i ragazzi della generazione Z delle pressioni psicologiche nel mondo dello sport e quali sono state le loro esperienze? Io ho praticato tanti sport diversi nel corso degli anni, però mi sono fermata a circa 13 anni, quindi comunque ero molto piccola. Non ho vissuto per fortuna questa problematica su me stessa. Ho delle amiche che però l'hanno vissuta in prima persona, soprattutto riguardo sport come danza classica, moderno, ginnastica in generale. Si cerca di rispettare un certo canone di perfezione sia da parte delle ragazze che lo praticano, soprattutto ragazze. Credo anche nei ragazzi. Io l'ho sempre vissuta come un gioco, come un divertimento, un passatempo. Per me lo sport non è mai stato un'imposizione troppo grande. Ho fatto danza classica per circa 13 anni e ho iniziato da bambina ancora, e all'inizio è sempre un mondo molto bello di arte e di disciplina e tutto. Poi man mano il lavoro diventa sempre più duro, bisogna fare sempre più sacrifici sia a livello proprio sociale, perché esci poco, devi sempre comunque allenarti e stare in palestra, perfezionarti e tutto, sia a livello comunque fisico. Anche a livello mentale poi si scaturisce un qualcosa che ti continua a far pensare che devi essere perfetta, devi avere la gamba perfetta e sempre più alta, devi essere sempre più magra perché devi essere agile e tutto. E quindi ogni volta che poi inizi a guardarti allo specchio inizi magari a giudicarti, e la maggior parte delle volte sempre male. Tutti i sacrifici che ho fatto alla fine non sono stati ripagati, anzi forse a livello proprio mentale c'è stato un qualcosa che mi ha reso difficile, diciamo, gli anni dell'adolescenza o comunque della pubertà. Consiglio questa cosa solo per le persone davvero forti, con un carattere deciso. C'è stata più di un'occasione per aver partecipato in prima persona a queste pressioni mentali, soprattutto per quanto riguarda anche la fisicità che avevo da piccola. Quando ho praticato ginnastica artistica e ginnastica ritmica, mi venivano richieste certe azioni che mi chiedo tutt'oggi in realtà come sia possibile chiedere ad una bambina così piccola, forse, di poter avere quel tipo di fisicità. C'erano degli scherni, c'erano dei rimproveri anche quasi a livello fisico, punizioni fisiche anche, come giri di corsa aggiuntivi piuttosto che piegamenti alla sbarra. Mi hanno condizionata molto. Da un momento all'altro ho anche deciso di smettere, perché a livello mentale io arrivavo a casa che ero completamente distrutta, sembravo un'altra persona. Mm.
non ho percepito tanto nell'ambiente pallavolistico la pressione per quanto riguarda fisici diversi. Era sempre un ambiente abbastanza eterogeneo da questo punto di vista, era più una pressione mentale che riguardava più che altro la performance nelle partite, però è percepita come una cosa normalissima, ci si lamenta in spogliatoio. Alcune mie compagne se ne sono andate, me ne sono andata anch'io, perché effettivamente alcuni modi erano veramente degradanti. Gioco a pallavolo, io non ho mai sentito la pressione riguardo ai canoni di bellezza o di un certo tipo di fisico. Vengo anche dall'ambiente della danza e diciamo che lì l'ho sentita molto di più, sia nella danza classica sia per quanto riguarda l'hip hop. Qualcosa che in un modo o nell'altro ti porti dentro, specialmente se inizi a provarla nell'età più fragile. No, per mia fortuna nel mio sport, che sarebbe la mountain bike, non ho mai vissuto queste pressioni. Sicuramente esiste sia nell'ambito femminile che nell'ambito maschile per vari motivi. Possono essere insulti come ad esempio ti fai battere dalle ragazze, sei una femminuccia.